In questo tutorial vi spiegherò come mappare il tracciato di una pista per poi importarlo in Netcar. Per prima cosa dobbiamo controllare che il nome dei tracciati, il nome dei pezzi di cui è composto il tracciato, abbia una determinata nomenclatura. In questo caso abbiamo il primo pezzo di partenza che noi rinumeremo 01 road 01, successivamente il secondo 02 road 01, il terzo 03 road 01 e così via. Praticamente dobbiamo dividere il tracciato in tanti settori. Vedremo poi in seguito altri trucchi per riuscire a far funzionare tutto al meglio. Ora vi farò vedere come mappare l'asfalto del primo pezzo, del primo settore dell'asfalto. Selezioniamo il primo settore, clicchiamo su M e si aprirà il Material Editor. Qui dovremmo abbinare, quindi creare il materiale da applicare sulle mesh del nostro pezzo. Clicchiamo sul primo riquadro. Andiamo innanzitutto a mettere il tipo di shader per l'asfalto. In questo caso Netcar per l'asfalto setteremo su Pong. Dopodiché andiamo qua su Ambient o Diffuse e andiamo ad abbinare il colore bianco, quindi tiriamo giù la freccettina fino al bianco e clicchiamo su OK. Poi vedete queste concine Show Standard Map in Viewport, la attiviamo in modo che quando abbiniamo la texture al nostro tracciato la riusciremo a vedere nella vista prospective. Quindi attivato, se vogliamo gli diamo un nome, in questo caso lo chiamiamo Tut Track Road, ad esempio New, poi vi farò vedere il perché New. Successivamente andiamo a caricare la texture. Clicchiamo su questo quadratino, si aprirà un'altra finestra, facciamo Bitmap e andiamo a cercare la texture che vogliamo caricare. In questo caso caricherò una texture del circuito di Newbury. Questo è il percorso, andiamo a cercare l'asfalt, asfalt new, qua c'è un'anteprima della texture, facciamo apri, lui la caricherà. Ora clicchiamo su go to parent per tornare indietro nella pagina principale di questo materiale. Ora abbiamo settato, diciamo, la texture al nostro primo materiale. Come detto, selezioniamo il nostro primo pezzo di tracciato, selezioniamo il nostro primo materiale e clicchiamo qui su Assign Material to Selection. Vediamo che lui applica la nostra textura a queste mesh. Vedete che non sono giuste come orientamento. Ora quello che andremo a fare è andare ad aggiustare la textura in modo che risulti visualizzato bene nel 3D. Chiudiamo il nostro Material Editor e andiamo a scegliere l'opzione Face. L'opzione Face andremo subito a selezionare il primo pezzo del tracciato, i primi poligoni, le prime facce del nostro pezzo. Dopodiché andiamo su Modifier List, ci clicchiamo e andiamo ad applicargli un wrap UVW. Ok, clicchiamo su Edit. E si apre il nostro editor di mappe.
facciamo un po' un zoom indietro, vediamo, questo è il nostro poligono, diciamo, la nostra faccia che abbiamo selezionato prima. Vedete che è molto molto grande, per questo che viene questo tipo di, visualizziamo questo tipo di texture sulle altre facce. Per riuscire a visualizzarle meglio, dobbiamo ridimensionare il nostro poligono qua nell'edit del materiale, in modo da adattarlo alla visualizzazione. Per fare ciò dobbiamo ridimensionarlo, in questo caso lo riduciamo di scala. Dopo aver selezionato tutte le linee, tutto il poligono, lo spostiamo qua, facciamo dello zoom. Ora dobbiamo visualizzare la texture. Per fare ciò, chiaramente la texture che gli abbiamo già abbinato, per fare ciò clicchiamo qua su in questo menu a discesa e facciamo map 0 asphalt new.dss, la texture che abbiamo caricato prima nel material editor. La vedremo qua come sfondo del nostro editor. In questo caso il programma la riproduce più volte. La texture principale, diciamo che è questo quadrato qua, lui la riproduce per un altro quadrato più grande, vedete, quindi altre volte. Selezioniamo questo tool che è lo snap, selezioniamo i primi due punti qui su in alto, anzi prima di tutto dobbiamo ruotare il poligono, perché in questo caso vedete che c'è questa linea bianca di traverso ed è questa, quindi se noi lo giriamo vedrete che cambia. Faccio vedere, le righe cambiano perché stiamo ruotando il poligono. Lo ruotiamo e a questo punto prendiamo l'opzione move, selezioniamo il primo punto, il primo vertice, e lo andiamo a posizionare qui su in alto. Vedrete che con lo snap automaticamente si posizionerà sul vertice, un ancoraggio. Andiamo a vedere più da vicino, selezioniamo bene, quello a posto, questo a posto, perfetto. Infatti se andiamo a vedere sulla prospettiva, vediamo che, ad esempio, adesso chiudiamo il material editor così riusciamo a deselezionare i poligoni, vediamo che abbiamo fatto una mappatura dei primi poligoni. Se vogliamo ad esempio invece aumentare, diciamo, la risoluzione delle texture, ritorniamo alle nostre facce, rifacciamo edit e andiamo ad aumentare la copertura della texture in questo modo. Andiamo su opzioni, facciamo tiles, aumentiamo di un punto, quindi viene 2, vedrete che ha aumentato una riga in più, ha riprodotto come sfondo una riga in più della nostra texture. In questo modo possiamo andare a modificare i nostri punti selezionando vertex, face, in modo da dargli più risoluzione. Andiamo punto per punto per vedere se l'ha posizionato bene, lo snap è sempre attivato. Andiamo su, questo punto è fatto, perfetto. Una volta fatto, chiudiamo qui e andiamo a vedere il nostro risultato deselezionando vertex. Perfetto. E il nostro primo pezzo di mappatura del tracciato è fatto. Ora cosa dobbiamo fare? Tasto destro su un wrap qui, collapse all, mi
vi darà un warning, diciamo, voi date yes per continuare. Ed ecco fatto che il nostro primo di mappatura è fatto.